Fino al 29 agosto al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, dove è ospitata la Meari di Giancarlo Siani, si svolgerà la prima edizione del Festival Internazionale di Giornalismo Civile Imbavagliati, realizzato grazie all'assessorato alla cultura del Comune di Napoli. È un segnale molto forte che Napoli difende l'informazione libera, i giornalisti coraggiosi che in tutto il mondo rischiano la vita per parole di libertà e di verità, che Napoli vuole acquisire anche in questo campo delle lotte civili sempre più un ruolo internazionale. In 7 giorni vedremo tante testimonianze di giornalisti di tutto il mondo che rischiano la vita per la verità. Il Festival di giornalismo, ideato e diretto da Desiree Klein, darà voce a giornalisti provenienti da difficili realtà sociopolitiche attraverso incontri, discussioni, interviste ed un giornale online in italiano e inglese www.imbavagliati.it che dopo la conclusione dei lavori continuerà a crescere. Il Festival di giornalismo civile Imbavagliati nasce a Napoli grazie anche all'appoggio del Comune, in particolare dell'assessore Nino Daniele, che ha creduto fin dall'inizio in questa iniziativa. È un festival per dare voce a chi non ha voce, per levare il bavaglio a quei giornalisti che vivono in difficili realtà sociopolitiche, che hanno subito torture, arresti, veri e propri attentati, e qui noi li facciamo parlare attraverso delle discussioni, degli incontri, ma anche un sito che rimarrà dopo il festival, che è un vero e proprio giornale coordinato dallo scrittore e giornalista colombiano Efraín Medina Reyes. Durante il festival sarà possibile inoltre visitare la mostra di fotografie Imbavagliati curata dal fotografo napoletano Stefano Renna. Diciamo che più sceglierle io sono le foto che hanno scelto me, nel senso i momenti che ho registrato documentando per i giornali dall'88, quindi sono una raccolta intenzionale, nel senso che nel percorso del mio lavoro ho scelto delle immagini che dovessero rappresentare in sintesi quello che era il messaggio e la comunicazione di una città che ancora oggi purtroppo, nonostante sono passati più dei 20 anni, perché io ho chiuso questo lavoro nel 2010, ancora oggi, infatti gli ultimi 5 non sono rappresentati, però continua a soffrire purtroppo e non essere considerata per quelle che sono le sofferenze che sono insite nella città stessa, come tutte le città e come tutte le realtà dove le società convivono e spesso non convivono bene a causa di tanti fenomeni.